Full Attraction 2023 continua, ci troviamo allo stand della Montelvini SRL, un'azienda vinicola che si trova nel Trevigiano con precisione ad Asolo e siamo in compagnia del CEO dell'azienda Alberto Serena. Alberto, benvenuto. Grazie Fabio, un piacere poter partecipare a questa intervista. Noi ci siamo fermati perché appunto avevamo visto del vino versato alla spina e dunque ho osato chiedere che cosa fosse e lui me l'ha spiegato, lo facciamo ora spiegare anche a lui. Intanto però Alberto, raccontiamo in un minuto come facciamo abitualmente con tutti la storia di Montelvini. Noi siamo una famiglia di produttori dal 1881, io e mia sorella rappresentiamo la quinta generazione di una famiglia che è sempre stata nel territorio dell'Asolano e quindi siamo parte veramente di, e ci sentiamo anche ambasciatori di questo territorio. Mio padre nel 1968 ha fondato la Montelvini, praticamente distaccandosi dal ramo della famiglia, e ha portato avanti anche dei concetti innovativi per quanto riguardava il vino. Parliamo di bollicine, parliamo di prosecco di Asolo, che è un po' il nostro tratto distintivo, e poi parliamo anche di un concetto nuovo che presentiamo in questa fiera, che è il vino sostenibile per eccellenza, che si chiama Monbin. Monbin è una cosa che rappresenta il nostro modo di concepire il vino, che è sicuramente un prodotto qualitativo che gratifica i consumatori, però ora più che mai si parla del tema della sostenibilità e non c'è niente di più sostenibile di quanto è il vino alla spina. Parliamo di zero spreco per quanto riguarda packaging, di bottiglie, di tappe, di cartone. Parliamo comunque di una cantina che è certificata sostenibile da 4 anni, prima del nostro territorio ad aver raggiunto questo standard, che sarà la base per quanto riguarda le cantine per il futuro, però noi siamo stati tra gli antesignani. E quindi parliamo di un processo di produzione che dal conferitore alla trasformazione al tutto il processo è certificato sostenibile, quindi dalle materie prime che provengono da fonti rinnovabili, dal modo di produrre, di non intervenire con coadiuvanti chimici e tutta la parte produttiva che è certificata, che tra l'altro prevede dei miglioramenti di standard ogni anno, quindi non è una certificazione che si prende e lì rimane, ma prevede appunto dei miglioramenti ogni anno. Quindi la cantina per quanto riguarda la parte produttiva è tutta certificata. E poi parliamo di un concetto che intrinsecamente è sostenibile, appunto quello del vino alla spina. Tutto questo deve passare da un aspetto qualitativo che è imprescindibile, perché comunque non si parla del classico vino alla spina, però di vini che hanno un'identificazione precisa, quindi con dei vitigni del territorio, con una qualità che i nostri clienti ci riconoscono da anni. Quindi è un piacere poterla presentare qui a Rimini con veramente un'atmosfera entusiasmante quest'anno e poterla raccontare ai nostri partner, che sono quelli del mercato, i distributori che da anni ci accompagnano nel nostro progetto qualitativo e di cui siamo molto orgogliosi di poter collaborare insieme. Beh, diciamo anche che tu hai voluto omettere che in realtà non è poi che la Montelvini produce vino dal 1968, perché stiamo parlando di un'esperienza di 5 generazioni che arriva, andando indietro nel tempo, addirittura a 142 anni fa. Bravissimo. Aveva iniziato il mio trisavolo nel 1881, appunto, cercando di raccontare un po' quello che era l'evoluzione delle enologie dopo il problema della filossera, che praticamente aveva distrutto l'enologia a livello mondiale. E quindi da lì c'è stata un po' la ripartenza
del produrre vini del territorio e qualitativi. Nelle varie generazioni si è trasmesso questa produzione, questo legame, questa passione. Mio nonno, tra l'altro, aveva, giusto per raccontare un aneddoto, aveva studiato da notaio, però nel periodo del fascismo non poteva esercitare e ha scelto di portare avanti la tradizione di famiglia anche se lui era astemio. Io per fortuna non ho quel problema e per cui con mia sorella portiamo avanti con orgoglio questa tradizione di famiglia raccontandolo in modo assolutamente contemporaneo. E allora, per tutti coloro che si trovano dall'altra parte e sono un po' come me, affascinati dal tuo racconto, dai vigneti della vostra area che hanno un profumo, io dico profumo di poesia, perché andare ad Asolo e ascoltare il silenzio dei vigneti, sentire l'odore dell'uva, anche e soprattutto nel periodo della raccolta, credetemi, è davvero una sensazione assolutamente unica, io la chiamo una sensazione magica. Per tutti coloro dunque che sono all'altra parte e vogliono conoscere maggiori informazioni, maggiori dettagli dell'iniziativa che state proponendo qui oggi a Beer and Food Attraction, qual è l'indirizzo di posta elettronica che possiamo fornire per entrare in contatto diretto con voi? Noi siamo attivi su tutti i canali social, per cui ci potete seguire su Instagram, su Facebook, su LinkedIn. Per maggiori informazioni potete contattare marketing@montelvini.it. E poi era bello che il riferimento che facevi tu all'aspetto della poetico del produrre vino. Io i più bei ricordi che ho dell'infanzia sono proprio quelli legati alla vendemmia, di quel momento di festa che era quando si concludeva la raccolta dell'uva e si poteva finalmente immaginare quello che sarebbe stato il vino che ne avremmo ottenuto. Asolo poi è un posto che merita di essere visto, è uno dei borghi più belli d'Italia, un contesto magico con una storia importante e merita di, appunto, di essere scoperto, perché noi ci mettiamo il 100% della nostra passione e anche quello che è il lavoro che ci mettono tutti in impegno, che poi si traduce in un prodotto che dona emozione alle persone. E allora Alberto, è arrivato il momento di assaggiare uno dei vostri prodotti. Io preferisco il bianco, se possibile frizzante, se possibile proprio prosecco. Assolutamente, poi noi presentiamo anche l'FM333 che è il primo cru di Asolo Prosecco, anche questa è una chicca da singolo vigneto con un procedimento innovativo di spumantizzazione ed è proprio la punta di diamante della nostra produzione e sono contento di poterlo assaggiare insieme. E grazie, io nel frattempo allora vado ad assaggiare il loro prodotto perché il profumo che si sente anche qui a pochissimi metri è assolutamente inebriante. Grazie per la collaborazione Alberto. Grazie Fabio a te, è stato un piacere.